Buonasera, siamo qui a Guidonia con la consigliera Tiburzi di Roma Capitale. Siamo qui per la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico per Luzzi, candidato consigliere qui con De Vincenzi, capolista per il sindaco a Guidonia Montecelio. Però allarghiamo il discorso, non parliamo né di Guidonia né di Roma, ma anche di Guidonia e Roma perché fanno parte dell'Europa, come l'Italia. Quindi parliamo di Europa, cosa è importante, quindi mi diceva, votare. Andare a votare innanzitutto e interessarsi all'Europa, per quale motivo? Allora, intanto perché noi, l'Italia è tra i paesi che hanno costituito, fondato l'Europa e noi dobbiamo andare a votare perché dobbiamo riportare l'Italia, la dignità dell'Italia proprio in Europa e dobbiamo cominciare a considerare che l'Europa per l'Italia è soltanto un'opportunità e non un peso. E questo lo possiamo fare andando, domenica 25 a votare per le europee. E come dice anche il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi, è importante che tutti vadano a votare, indipendentemente per chi votano. Poi è naturale che se andiamo a scegliere quei parlamentari che ci possono rappresentare con dignità, di sicuro questo può essere un vantaggio per noi. L'importante è che non sia un voto di protesta, perché la protesta deve essere costruttiva e non distruttiva. Pertanto noi appoggiamo per esempio la candidatura di Enrico Gasbarra, che anche come presidente della provincia ha fatto veramente cose significative, è un politico che non ha rubato, è una persona sana e ha fatto bene anche a livello amministrativo. E quindi dobbiamo iniziare a dare forza a quelle persone che veramente vogliono riportare questo paese alla grandezza di cui merita. Parliamo nel pratico di Europa, nel concreto per le imprese e non solo. L'Europa quindi non è soltanto una lista di doveri, no? Dei compiti in classe, come alcuni hanno definito da poi presentare alla Merkel o ai francesi, ma a Hollande, ma anche all'Inghilterra, ma anche appunto una serie di vantaggi, cioè un aiuto anche. Quindi cosa possono fare delle imprese di Roma, della provincia di Roma come Guidonia? Quali centri possiamo andare a chiedere per avere questi aiuti e avere finanziamenti, agevolazioni direttamente noi imprese qui nella provincia di Roma e nel resto d'Italia dall'Europa? Quali centri ci può consigliare? Per esempio c'è al Comune di Roma o nella regione o nelle province qualcosa a cui rivolgersi. Allora, intanto io devo fare un piccolo passo indietro su quello che ha detto. Se oggi, fino a oggi l'Italia ha dovuto diciamo, fare dei compiti che ci dava l'Europa è perché noi non abbiamo mai mandato quei parlamentari che ci rappresentavano con dignità e quindi per questo è importante, ripeto, il voto del 25, quindi di domenica 25. E naturalmente anche per se riusciamo a essere ben rappresentati in Europa, questo per noi può, per il nostro paese può sicuramente rappresentare una ripresa. Perché? Perché ci sono quei fondi che noi fino ad oggi non abbiamo saputo utilizzare, fondi che l'Europa metteva a disposizione di tutti i Paesi membri e che noi puntualmente abbiamo rimandato indietro senza sfruttarli, anzi dovendo anche pagare delle multe perché non utilizzavamo questi fondi. Sempre con decreti legge all'ultimo momento, tra cui anche l'ultimo di Letta e di Renzi, no? Per concludere subito, utilizzare questi fondi, no? Che rimanevano inutilizzati, come lei appunto dice. Allora, dove possiamo andare a avere più informazioni? Io parlo come impresa, anche come altre realtà. A Roma, per esempio, abbiamo istituito proprio un ufficio per i fondi europei, ma adesso si sta lavorando anche a livello regionale. Noi speriamo nel risultato proprio di domenica come Partito Democratico, anche perché abbiamo il progetto di cominciare a fare una maggiore comunicazione a tutte le imprese proprio poter utilizzare e quindi fare richiesta di questi fondi. Bandi. Assolutamente sì. Naturalmente ci saranno delle regole da rispettare, però ecco, se noi riusciamo ad avere questo, sicuramente la prima cosa che faremo sarà quella di iniziare a dare una maggiore informazione in maniera che tutti quanti, in tempi utili, perché poi abbiamo 5 anni, di tempo, possiamo sfruttare al meglio questi fondi e quindi poi metteremo a conoscenza di tutti i cittadini, ma anche delle imprese e delle associazioni, come poter accedere a questi fondi. La ringrazio, un'ultima domanda, siamo a Guidonia e noi guidoniani
così vogliamo parlare un po' di Guidonia, anche se lei appunto lavora, no, e si occupa in particolare di Roma. Come è vista Roma, cioè come è vista Guidonia a Roma, cioè a livello di giunta comunale? Cioè Guidonia credo sia la più grande città della provincia di Roma. Come viene vista? Viene vista come una città problematica, una città che sta avanti, indietro? Se devo essere sincera, viene vista un po' come una città dormitorio. Io ho anche mio fratello che vive qui a Guidonia, però insomma ho anche tanti amici che sono qui a Guidonia, qui mi sento infatti un po' a casa, in famiglia, però viene vista come una città dormitorio. Io, perdonatemi, però devo fare un grandissimo in bocca al lupo al mio amico Eugenio Luzzi per questa candidatura. La ringraziamo, buon lavoro, arrivederci, buona grazie serata. Grazie a voi.